cos'è accaduto oggi, un caso interessante da esaminare con nuovi occhi per i media e che riguarda il trio Mandia, Buari e Sartori, tre ragazze bravissime che hanno sfiorato la medaglia. Come è stato raccontato dai media? Ha creato scandalo come il resto del Carlino, ma non sono loro, hanno raccontato le grandi campionesse. Tiro con l'arco, il trio delle cicciottelle sfiora il miracolo olimpico. Ancora una volta che cosa è accaduto? Anziché concentrarsi sul gesto atletico delle ragazze, sul loro sforzo, pensate cosa c'è dietro una medaglia olimpica, cosa vuol dire sfiorare una medaglia olimpica? Mesi, anni di lavoro durissimo, ci si concentra sul corpo delle donne, il focus si sposta, cosa che non accade con gli atleti maschi, cosa fatto gravissimo, come sappiamo noi, tutte qui, perché quello che viene raccontato dai media viene letto da migliaia e migliaia di lettori e lettrici, spesso giovanissime e giovanissime, che vengono profondamente influenzati da quella narrazione. Il direttore del Resto del Carlino si scusa, e noi accettiamo le sue scuse, dicendo non volevamo urtare la suscettibilità. Direttore, non c'entra con urtare la suscettibilità, c'entra con fare bene il vostro mestiere. Le atlete vanno raccontate per quello che sanno fare, per le loro capacità, e non vanno raccontate come pezzi di corpo, sia che siano belle, sia che siano meno belle. Vanno raccontate nella loro verità, esattamente come fate gli atleti maschi. Bisogna imparare a farlo.